Briefing dello staff. E quindi in quel momento c'hai ragione che devi passare, ma creerò una cosa. Allora lì. Buongiorno ragazzi, è lunedì 23, sono le 7 del mattino, a breve inizia la Transitalia Marathon. Ecco alcuni partecipanti. Le telecamere le lasciate sulla moto. Ecco la partenza della Transitalia Marathon, non siamo neanche a metà, ancora guardate quante moto ci sono, io farò la scopa per cui dovrò aspettare. Che bellezza ragazzi, da tutta Europa se non dal mondo, signori. Tutti i piloti da tutta Europa. Ancora, guardate qua, siamo in avanti al palco in attesa. Bene ragazzi, siamo pronti per la partenza della Transitalia Marathon. Finisco di mettere il casco a vestirmi e vado sulla linea di partenza. No, dopo la metto in dopo fuoco. La notte che l'hai usata, da perché ho fatto il coglione, quando ero via con Jack è rimasto a piedi, tanto che mettevamo a posto, cercando di mettere a posto la moto di Jack, mi sono dimenticato il quadro acceso, è stata 40 minuti col quadro acceso. Quando sono andato per mettere le moto, allora l'ho spinto e l'ho messo in moto. Quando sono arrivato a casa mi sono dimenticato di metterla nel caricabatterie, l'ho lasciata così ferma per 10 giorni e allora adesso la batteria è un po' bassa. Vedrai che dopo che ci hai girato un po'. Sì, tranquillo, allora io faccio così, adesso mi metto, dopo la spingo. Vado. Vai, caro. Bene ragazzi, andiamo avanti, siamo sulla linea di partenza, penso che fra una mezz'oretta, 20 minuti siamo fuori. No, granata, granata! Ancora un motoclub, pare sia di stato, 355. 354 Loris Chiavaroli, Alex Chiavaroli, buongiorno. E poi chiudono Ernesto Maffei e poi chiude Alessandro Granata e Sica Davide, Transitalia Marathon Staff, buongiorno. Ernesto, l'ultimo saluto a Rimini, il penultimo lo fai tu. Meraviglioso, numero 10 che faccio da giù di 30. Bello. Grazie per tutto il lavoro che fate, vi auguro buon viaggio, ci vediamo a Città di Castello e con loro si conclude quella che è stata la lunga partita del Transitalia. We'll be right back.
Bene, in questo momento abbiamo passato già Romagna e ci troviamo al nord delle Marche e in pratica siamo nella zona del Monte Feltro. In queste lunghe strade sterrate che troviamo nelle Marche, favolose, favolose da percorrere, molto facile da fare, si possono fare anche in due persone se volete fare una bella passeggiata, ma proprio la Transitalia Marathon ha voluto mettere questi paesaggi e queste strade a servizio di tutti i partecipanti per poter godersi una bella, bella giornata. Guardate la bellezza delle strade che stiamo percorrendo qua nella nostra Italia, proprio in centro Italia. Comunque posso dire che mi sono divertito molto molto insieme a Ernesto e a Davide facendo la scopa qua in questa prima fase della prima giornata della Transitalia Marathon. È stato molto divertente, come vedete c'è un misto fra strade sterrate bianche, strade bianche e percorsi asfaltati, ma in mezzo alla natura, in mezzo ai boschi, in mezzo ai paesini, e questo rende proprio una bella passeggiata in un viaggio in moto che è quello che ti offre la Transitalia Marathon. Ecco gli amici Enduro Team tedeschi e svizzeri. Ci troviamo sul Monte Feltro in questo momento, una bella giornata veramente, anche se così coperta, ma favolosa, con delle belle temperature. Ragazzi, è uno spettacolo, è uno spettacolo. Ciao ciao. Bene, noi ripartiamo. Guardate che queste strade sono favolose, il Monte Feltro è fantastico, le Marche bellissime, vi porterò nuovamente con una marathon road in queste parti, ok? Vi lo prometto, farò un bel video su queste zone nuovamente, integralmente su queste zone come Marche on the road. Bene, in questa sterrata qua già, anche se non siamo arrivati a Urbania, cioè rientrare quello che sarebbe, non so se Marche, ecco le Marche, momenti di riflessione, si va piano. Comunque, come vedete, le strade sono molto ben percorribili, perché anche se c'è la ghiaietta, la pietra sciolta, tutto quanto, l'andatura come potete vedere vado a 40-45, non massimo 50 km orari in alcuni rettilinei. Questa è una velocità veramente ottima per percorrere queste strade qua nella Transitalia Marathon. Chi come me vuole fare, cioè vuole partecipare, adesso io sono dello staff, ma chi partecipa alla Transitalia e si vuole divertire e rilassare, non c'è altro che fare la plain invece della complex, che è un po' più complicatina, e sono strade miste, sterratelli, anche con punti anche tecnici, no? Ma più anche strade asfaltate molto paesaggistiche.
anch'io, la parte sopra almeno. Questa è come la complex della prima parte, no? Sì, sì, tutta con... e questa è la praticamente noi tagliamo le sassaie così. Però se mette a piovere diventa tutto viscido uguale, eh? Adesso pigliamo bell'acqua per cui in discesa, adesso stai attento, qua è tutti i sassolini così che si scivola. Andavo tranquillo, pensavo che mancava poco. No. Che parte? Sì, adesso la prima che usciamo, vediamo su Bocca Seriola, su Bocca Travaglia, prendiamo quella strada lì. Facciamo tutte strade belle. Sì, sì. Panoramiche, ok? Ma c'è una persona dietro? Ce ne sono quattro. Stanno arrivando, non senti il motore? Ok, adesso noi siamo gli ultimi. Noi siamo gli ultimi. Adesso siamo gli ultimi. Per cui appena prendiamo l'asfalto, sì. Se ho trovato loro, ho detto guarda, l'accompagno fa asfalto. È lontano? Asfalto. Ancora c'è da fare. Ancora dobbiamo scendere. Lasciamo i piedi. Tanto mi sa che prendiamo uguale. Sì, sì, per quello. Adesso dobbiamo fare la strada con molta calma. Adesso l'abbiamo dato giù, mi è piaciuto. Però se vuoi andare anche a sì, un passo un po' più piano, soprattutto se piove. No, anche perché ma le scivolate sì, le abbiamo prese anche qui, eh? Salendo su le abbiamo prese le scivolate. Sì. No, ma fino qui, chi ha fatto la prima parte? Era più corta? No, era tutto uguale. Aspetta, vuoi vedere se è qua? Ce l'hai il navigatore? Sul cellulare? Però non vorrei che di qua dopo perdiamo la traccia. Andiamo al primo paesino e da lì prendiamo. Andiamo su, dici? Aspetta. Ah no, dai, è veloce. Ed è qua, dove siamo noi. Anche di qua è la stessa storia. Qua è in discesa, qua è in salita, poi scende. Non è lontano dalla strada. O di qua non è lontano dalla strada. Seguiamo la traccia. Vabbè, piano piano su. O se no qua, perché non so quanto è asfaltato, lo vedi magari? No, non lo vedo. Vabbè, se no facciamo questa, guarda, facciamo questa, basta non impicciarsi in qualcosa di strano. Sì, sì. Perché con questa arriviamo veloce, È un'abitazione. Dai, andiamo di qua. Ma ti seguo io? Vai tu avanti e mi guardi gli specchietti, però tu vai. E poca roba dobbiamo fare, ok? E poi mettiamo il navigatore. Sì. Ok, guarda, noi dovremmo andare comunque di qua. Noi dobbiamo andare comunque di là. Urbano Urbino. Metto la traccia? La traccia va di là. Aspetta. Io provo a metterci uno, non so se è con bacio. Piobico. Apecchio. E Città di Castello. Andiamo. Di là. Dove? Di là. Ragazzi, siamo arrivati a Città di Castello. Eccoci qua, quasi tutte le moto. Ancora manca qualcuno dello staff, almeno 8 persone dello staff.
più qualche altro motociclista, ma siamo arrivati tutti sani e salvi. Eccoti. Grazie. Qua, niente. Grazie. Sei divertito comunque? Bene, sì, sì, mi dispiace per te che. No, ma io non mi. Il mio compito è portare la gente bene. Sì. C'era un pezzo da fare ancora, ma visto che abbiamo dato i numeri, non potevamo farlo. Domani hai ancora da divertirti. Parto presto. Ok, bene. Grazie. Ciao. 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 Eccolo qua uno degli ultimi partecipanti. Adesso andiamo a cambiarci e ci vediamo per cena. Ricevimento del castello. Ciao. 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 Eccoci qua. 100%, sempre. Tutti i partecipanti arrivati sani. Sì. Sto gravando. No, sto gravando. Ecco lo stop.